d'animo e anzi tiene testa ai tre che scattano della Scott e che guidano il gruppo. I concorrenti stanno per transitare a Maso Eisen, chilometro 18, questa originale inquadratura con Hofer davanti a Bianchi e a Mario Alberto Rojas della Felt. Chilometro 19 della 13ª edizione della Vecchia Ferrovia, località Masi di Doladizza, altitudine 700 metri. Ecco i biker nelle gallerie, quest'anno sono 5. Vedete che è cambiato qualcosa al comando. Qui hanno anche gli organizzatori hanno piazzato anche un dispositivo sonoro che riproduce il fischio del treno, creando anche un po' di scompiglio. Al comando sono ancora in 4. Allora, Franz Hofer della Scott, Ramon Bianchi, anche lui della Scott, Mario Alberto Rojas della Felt, si è aggiunto Marco Zappa della Staff Bike. Questi quattro atleti, ecco Bianchi, bresciano della Scott, si sono staccati allora dal plotone che aveva preso la guida di questa gara, erano circa una dozzina, ora si viaggia decisamente piuttosto veloci con Marco Zappa a fare l'andatura. Eccolo qua, il lombardo della Staff Bike, tallonato da Franz Hofer, alto atesino di Sarentino, Bolzano, che gareggia con il numero 12. Quindi Mario Alberto Rojas, numero 51, atleta della Felt, chiude in quarta posizione Ramon Bianchi della Scott, numero 22. Quarta galleria, 20° chilometro di gara, i biker al comando sono stati raggiunti da Yuri Ragnoli della Felt. Ecco, lo vedete chiudere il gruppetto. Quindi sono 5 adesso gli atleti al comando di questa gara. Bella lotta, tra di loro sicuramente si deciderà la vittoria finale. Sempre Marco Zappa a fare l'andatura, tallonato da Franz Hofer. I biker al comando si stanno portando in località Pausa, altitudine 958 metri, stanno salendo progressivamente per poi raggiungere il Gran Premio della Montagna San Lugano a 1100 metri. Si scatta nonostante tutto, c'è volontà di vincere questa 13ª Vecchia Ferrovia con Marco Zappa della Staff Bike 2000 irriducibile, sempre a fare l'andatura, tenuto a vista, vedete, da Franz Hofer della Scott. Sempre in 5 a guidare la Vecchia Ferrovia, chilometro 24, siamo quasi in località Pausa. Zappa, Hofer, Rojas, maglia verde, Bianchi, seguiti da Ragnoli. Eccoci appunto ora a Pausa con il transito davanti alla telecamera che si è fermata a bordo strada. Le posizioni sono immutate, ma vedete i 5 si stanno studiando mentre Mario Rojas sorpassa Ramon Bianchi in questo tratto. Torniamo in moto con ancora Marco Zappa davanti a tutti. Si procede, vedete, piuttosto nervosamente in questo tratto in parte cementato, in parte sterrato nel bosco. Ricordo, abbiamo superato abbondantemente la metà dei 37 chilometri di questa Vecchia Ferrovia. Ancora una delle gallerie da affrontare, ci arriveremo tra poco a Fontane Fredde, o meglio a una delle vecchie stazioni del percorso della Vecchia Ferrovia della Val di Fiemme. Eccoci appunto a Fontane Fredde con i quattro di testa seguiti da Ragnoli. Siamo ecco appunto Yuri Ragnoli che chiude il quintetto di testa, il campione italiano under 23, particolare della sua pedalata, tratto veloce questo, forse uno degli ultimi prima di raggiungere il Gran Premio della Montagna tra qualche chilometro, in prossimità della stazione di San Lugano. Sempre i 5 al comando in questa inquadratura, li possiamo vedere, sempre Zappa a tirare davanti a tutti, un occhio di attenzione per l'abile scalatore Mario Alberto Rojas con la maglia verde, biker della Felt che ha anche l'aiuto del compagno Ragnoli in questa fase. Se ne stanno andando da Fontane Fredde i 5 leader di questa 13ª Vecchia Ferrovia. Siamo in una zona di confine tra le province di Trento e Bolzano. Ancora in falso piano su erba, come vedete, per qualche metro.
di nuovo davanti alla telecamera. Chilometro di gara 26esimo. Fra un po' si comincerà a salire verso il Gran Premio della Montagna e vediamo se la gara si deciderà. C'è intanto Yuri Ragnoli che perde terreno in questa fase di salita. Ci stiamo approssimando allora al GPM con Ragnoli che perde davvero distanza rispetto ai quattro compagni di fuga fino a poco fa, con Marco Zappa sempre in testa. Bella azione, si è ricompattato il gruppo, Ragnoli ha ripreso i quattro fuggitivi, i biker cominciano a salire, pendenza del